che è riconosciuto da tutti come chiaro alla luce del sole a carte scoperte, a partire dal programma elettorale, da quanto c'era scritto nel programma elettorale. Percorso condiviso con la città, percorso che ha visto anche aggiornamenti periodici con i consiglieri di minoranza. Ho ricordato in un'altra seduta i 10 incontri che sono stati fatti con la minoranza, cosa che non mi era mai capitato di sperimentare in passato stando su quei banchi, e con la condivisione passo passo con Regione Lombardia. Questo lo ricordo non per negare in alcun modo quello che mi compete in termini di responsabilità o per negare i problemi che esistono adesso che gravano sull'amministrazione comunale, ma semplicemente per un dovere di verità. Un altro due aspetti mi interessa sottolineare, visto alcune interpretazioni che sono state date in questi giorni. Non ritengo corrisponda al vero che questi anni di lavoro sono diventati carta straccia, perché non corrisponde al vero che ANAC abbia bocciato i contenuti tecnici della terza perizia, di cui al contrario ha riconosciuto serietà e anche la necessità per le gravi carenze preesistenti, quindi non è un lavoro sprecato in questi termini, così come non diventa un lavoro sprecato a seguito della revoca dell'autorizzazione paesaggistica da parte della provincia. Revoca che trova la sua ragione non già in un cambiamento di idea sulla validità degli aspetti architettonico-paesaggistici della terza perizia di variante, ma perché sostiene l'amministrazione provinciale, sarà da valutare se in modo fondato o no, che in passato, e non certo da questa amministrazione, sono state realizzate illegittimamente delle opere che in questo modo sarebbero sanate impropriamente dall'autorizzazione paesaggistica. Quindi il vero problema di rimente, al di là di qualsiasi perizia o nuova gara, è in questo momento capire se quanto esiste sul cantiere è stato legittimamente realizzato e come comportarsi di conseguenza. Chi ha operato su questo cantiere lo sanno tutti, così come tutti sanno chi ha lavorato senza sosta in questi anni per risolverlo nell'interesse della città, senza nessun calcolo personalistico o di convenienza politica. Altre strade, e qualcuno me lo contesta dalla mia parte, sarebbero state politicamente forse più comode, ma io ho ritenuto meno nell'interesse della città, non solo da parte mia. Ci sono stati errori, certamente sono possibili. Si dovrà cambiare strada? È possibile, forse anche probabile. Ma è una strada che è stata percorsa non per solitaria ostinazione e superficialità. È una strada che è stata condivisa con tutti gli attori in campo nella partita e, lo ripeto, senza sfuggire alle mie responsabilità, ma per amore di verità, dall'ente responsabile dell'opera fino alla sua ultima traccia scritta della propria esistenza di Regione Lombardia del 22 marzo 2016, in cui scrive all'unità di missione contro il dissesto idrogeologico, l'ha interpellato Regione Lombardia alla struttura di missione, vi comunico, il 22 marzo 2016, in cui, facendo seguito a un incontro già intercorso, si chiede il supporto per trovare una soluzione ottimale. In questa comunicazione si conclude dicendo: ciò premesso, dalle analisi effettuate appare che la soluzione della risoluzione del contratto esponga il cantiere ad un elevatissimo rischio di contenzioso con l'impresa attualmente aggiudicataria, con conseguente imprevedibile dilatazione dei tempi e conseguente prolungamento delle condizioni di rischio per la città di Como, mentre appare più concreta e meglio rispondente all'interesse pubblico l'alternativa di una diversa variante, comunque da sottoporre ad ANAC, che contenga le opere strettamente necessarie, eccetera, eccetera. Questo non il 22 marzo 2015, ma il 22 marzo 2016, quindi ben dopo il gennaio 2016. Questo, ripeto, per dire che non è stato un percorso dettato da superficialità e da solitaria ostinazione, ma è stato un percorso condiviso con chi doveva condividerlo. Di quanto è stato detto questa sera,
mi hanno colpito questa sera, l'altra sera in particolare, due cose, forse per alcuni sono marginali, ma a me hanno colpito. L'irrisione quasi del consigliere Gaddi nei confronti dei sindaci neoeletti quando hanno annunciato che volevano essere sindaco di tutti, ricordando come anch'io non fossi sfuggito a questa definizione. Ecco, invece a me ha fatto molto piacere che questi sindaci neoeletti che ho sentito nelle sere passate abbiano fatto richiamo a questo concetto, anche perché credo che non esista un altro modo di fare il sindaco. Ed è quello, con tutti i miei limiti, che ho cercato sempre di fare in questi 4 anni. Certo, essere il sindaco di tutti non significa accontentare tutti, questo non è possibile. Significa, a mio avviso, a mio modesto avviso, sforzarsi ogni giorno di sentire e quindi ascoltare anche chi non ha la voce per gridare o per protestare, e cercare nel possibile di avere uno sguardo lungo che va oltre la ricerca, o direi meglio l'inseguimento dell'applauso immediato e effimero, sforzandosi invece di far ritrovare un'identità e una prospettiva di futuro alla nostra città, identità e prospettiva di futuro che aveva perso. Questo è sempre stato l'obiettivo di questa amministrazione, fatta di persone serie, preparate, responsabili e disinteressate. E si è manifestata in tanti modi, innanzitutto e primariamente all'attenzione alle tante fragilità che si manifestano anche nella nostra città, con un impegno enorme nelle politiche sociali, con la costruzione di progetti inclusivi, con la ricca rete di associazioni presenti sul territorio, con un impegno per recuperare e mettere a disposizione il patrimonio di edilizia residenziale pubblica inutilizzabile, con una visione nella disponibilità e nella programmazione di housing sociale come unica possibilità quasi di sviluppo urbanistico della città, con una politica di responsabilità nei confronti dell'accoglienza, con un'attenzione al ruolo internazionale della nostra città, non solo in termini turistici ma anche di città messaggera di pace, con un'attenzione alle politiche educative che sono spazi privilegiati di ricucitura e di crescita sociale della nostra comunità. Questo con la salvaguardia di servizi, con la riqualificazione delle strutture e con un faticoso recupero dei legami da tempo sfilacciati con gli attori di questi processi, in primis con docenti e genitori. Nel prevedere uno sviluppo urbanistico che preservasse e valorizzasse le bellezze del nostro territorio, massacrate nell'urbanistica degli ultimi 20 anni, con un zero consumo di suolo, con un'attenzione alla conservazione dei pochi insediamenti produttivi che esistevano ancora sul nostro territorio, valorizzando le eccellenze. 2 esempi di eccellenza, l'estremo nord e l'estremo sud della nostra città, sono stati salvati dalle politiche urbanistiche di questa città. Con un accompagnamento alla della crescita turistica come nuova prospettiva non esclusiva, ma certamente sempre più importante per la nostra città. Dal 2011 abbiamo avuto un incremento degli arrivi del 36%. Il primo trimestre di quest'anno, i dati che sono stati dati anche in televisione, parlano di un più 18% rispetto all'anno scorso della provincia di Como. Ma andate a guardare la città di Como. La città di Como ha avuto un incremento del 36% sull'anno scorso, che era il 40% più del 2011. Merito del comune? No, non sarà merito del comune, però le cose io credo che non avvengano a caso. Quindi credo che quello che è stato fatto per accompagnare una azione virtuosa dei soggetti privati abbia avuto un senso, così come ha avuto un senso la riqualificazione degli spazi urbani, non solo per i turisti ma anche per i cittadini, come nuova opportunità di dare qualità alla vita dei nostri cittadini e di dare opportunità di lavoro, visto che questa è una prospettiva importante, con una ricerca, la costruzione di una mobilità a misura d'uomo, con l'investimento che è in corso su Villa Olmo, con quello che è stato fatto sulla raccolta dei rifiuti, con quello che è stato fatto per la riqualificazione dei parchi pubblici nei quartieri, la ricostruzione dei legami con le realtà culturali del nostro territorio. Anche questo non avviene a caso.
la disponibilità in tutti gli spazi disponibili per fare attività culturali e le risorse disponibili per fare attività culturali, lo sviluppo di progetti che hanno consentito di accedere a finanziamenti per la valorizzazione delle strutture museali. Mai la città in passato ha vissuto un fermento culturale di questo tipo. Per qualcuno il fermento culturale era semplicemente la sua mostra. Adesso c'è una città che produce cultura. È merito del comune? No, è merito di tutte queste realtà che ci sono. Certamente anche in questo caso le cose non avvengono a caso e qualcosa per accompagnarle è stato fatto. Il faticoso lavoro per rimuovere situazioni inaccettabili nella gestione del patrimonio comunale, il recupero di tanti spazi che erano immobilizzati e impossibili da riqualificare per un uso utile per la città, gli sforzi enormi per conciliare la gestione degli equilibri di bilancio e della questione del personale con normative in continua evoluzione e limiti operativi sempre più stringenti, conciliare questi limiti con la volontà di mantenere l'erogazione di servizi di qualità e con un'attenzione particolare alle fasce più deboli. Certo, in tutti questi ambiti che ho citato ci sono anche state cose che non sono andate bene, sono mio che non sono cieco, ci sono anche delle cose che non hanno funzionato, non le ricordo io perché le avete già ricordate tutti voi. Penso che facciano parte anche queste della storia dell'amministrazione, della nostra amministrazione, dobbiamo prenderne atto. Gli errori si fanno, non sempre si riesce, i disservizi possono capitare, non sempre è facile, anzi credo che sia impossibile raggiungere livelli di perfezione, certamente si può fare molto di più di quello che abbiamo fatto noi, credo che non però negare quello che è stato fatto sia un oltraggio alla verità. Non ho capito cosa è stato fatto. L'altra cosa che mi ha turbato è stata la sollecitazione a incontrare la cittadinanza, a non restare chiuso a Palazzo Cernezzi, a frequentare le piazze. Questo lo trovo veramente incomprensibile, anche perché io sono sempre in mezzo alla gente, in centro come nelle periferie. Tra l'altro, per un privilegio che non riguarda solo me, ma riguarda probabilmente, anzi credo certamente, tutti i sindaci. Il sindaco non sceglie chi incontra. Prima di essere sindaco incontravo, come penso capiti prevalentemente a voi, le persone che in qualche modo avevano un legame. Io incontro tutti quelli che vogliono incontrarmi. Quindi forse trovo un po' più difficile di altri accettare che qualcuno dica la città pensa così, i cittadini sono... Ma quali cittadini? Quali? Quali? I cittadini pensano in mille modi diversi. Io trovo l'anziano che mi ferma per strada con cui parlo in dialetto, visto che sono in grado di farlo, così come trovo il nuovo cittadino che magari parla stentatamente in italiano, che mi chiede come va, che mi spiega i suoi problemi. Ci sono quelli che mi incoraggiano, ci sono quelli che mi dicono che sbaglio, ma sentirmi dire che io sono lontano dalla città è la cosa più lontana dalla verità che possa sentirmi dire. E anche qui dentro entra la città. Io non so cosa succedesse in passato, quindi non voglio fare differenze, ho fatto fare semplicemente un conto, lasciando fuori tutti gli incontri istituzionali di associazioni di categoria, di altre associazioni, cittadini comuni che telefonano, voglio parlare col sindaco. Io ho avuto 840 appuntamenti in questi 4 anni, 840 appuntamenti, in media sono 2 o 3 persone, quindi diciamo 2000 persone, in media mezz'ora d'appuntamento sono 400 ore, sono 50 giorni lavorativi di 8 ore passati ad ascoltare la città, i cittadini che sono venuti. Non voglio raccontarvi che sono stati tutti contenti, no, non è la verità. Qualcuno ha visto risolto il suo problema, qualcuno non ha visto risolto il suo problema, però tutti pensano
e mi percepiscono come cittadino tra i cittadini, cittadino col quale possono parlare, che possono incoraggiare o che possono criticare. E questa non è un'esperienza solo mia, penso che quasi tutti gli assessori abbiano vissuto in questi anni esperienze simili in termini di incontri con la città. Ascolto e partecipazione. Qualcuno pensa che significhi abdicare al proprio ruolo di responsabilità delle scelte di fronte a questo o a quel gruppo di pressione. Scusi, Presidente. Il regolamento vale solo per me, Presidente. Allora, a parte che il Consiglio Presidente del 15 novembre 2010 decide di non porre limiti all'intervento del sindaco, comunque accolgo la vostra e chiedo se... Scusi, il sindaco in questo momento è un consigliere come... No, come no? È così perché l'ufficio di presidenza scelse appunto quelle, allora non ero io né in consiglio, tanto meno in maggioranza, assunse una decisione diversa proprio perché consentì al sindaco di parlare in fondo alla... Comunque chiedo al sindaco se sia consigliere come un altro. Chiediamo al sindaco in quest'aula è consigliere da un altro. Consigliere Butti? È giusto che il sindaco ovviamente prosegua e concluda il suo intervento. Grazie. Però in questa aula ti ringrazio l'aula. Il sindaco lo fa di là, io un consigliere comunale. Stavo parlando del significato che viene attribuito molto spesso in questa aula alle parole ascolto e partecipazione. Quindi io non credo che ascolto e partecipazione sia, ripeto, abdicare alla responsabilità dell'assunzione delle scelte a fronte di questo o quel gruppo di pressione. Significa ascoltare, valutare e fare quanto nelle proprie capacità per ricondurre le istanze a un bene comune, con i limiti che ciascuno di noi ha, io per primo. Incontri, giunte, assessori, incontri nei quartieri, decine di incontri nei quartieri, a Civiglio, a Sagnino, a Camerlata, al Pate, a Camnago Volta. Come non abbiamo incontrato la città? Le assemblee di zona. Sono poco, sono tanto, non lo so, sono qualcosa. Sentire parlare di scarsa disponibilità a favorire la partecipazione da chi uccise i consigli di circoscrizione quando amministrava, riconducendoli al sistema maggioritario per impedire che fossero luoghi di dibattito e confronto, mi fa francamente specie. Anche in questo caso comunque certamente si può fare di più, certamente dobbiamo impegnarci per avere ancora maggiore disponibilità, ma non è giusto negare quello che è stato fatto, perché quello che è stato fatto è stato impegno e fatica di tante persone, non solo della giunta e del sindaco, ma anche dei consiglieri. Certamente, vado a concludere, Presidente. Innanzitutto volevo dire che i tratti che ho dato del lavoro fatto in questi anni da questa amministrazione credo che siano inequivocabilmente un progetto di città, che può piacere o non piacere, è inequivocabilmente un progetto di città di un'amministrazione di centrosinistra. E io sono molto convinto della coerenza col programma elettorale di quello che è stato fatto, con tutti i limiti, le mancanze, le cose in più che si potevano e si potranno fare, ma non ha senso negare che tutto questo sia in questi termini. Certamente adesso c'è una situazione difficile, anche questo sono mio ma non cieco, lo vedo. Ci sono diverse incombenze in arrivo, dalla chiusura del piano di servizio al piano di emergenza comunale, al piano di zonizzazione acustica, c'è la convenzione con Pala San Pietro da riconcordare col comune di Casnate, c'è il progetto del Campo Coni, che anche questo potrebbe essere una cosa decisiva per la città, su Villa Olmo, che va seguita passo passo, ci sono gli alloggi ERP da completare, c'è la ciclabilità, il piano della ciclabilità da portare avanti, ci sono tante cose che possiamo ancora dare a questa città. Come ho detto, la situazione è certamente difficile, ma
ma proprio per questo ci sono motivazioni ulteriori per non sottrarsi alle proprie responsabilità di fronte alla città e anche ai dipendenti. Credo che sia giusto che condividiamo anche lo sforzo sempre più complicato che sta affrontando il personale del Comune di Como in questi giorni, in queste settimane. Anche nei loro confronti penso sarebbe vigliaccheria. Abbiamo ricevuto un mandato dai cittadini, un mandato per amministrare questa città per 5 anni. Io confermo la disponibilità a rispettare questo mandato e credo anche che tutti noi dobbiamo sentire questa responsabilità da rispettare.